governo a Firenze, in questa 18ª giornata della memoria dell'impegno, in ricordo delle vittime delle mafie, che ho posto volentieri sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta un segnale di speranza e di determinazione che si rinnova ogni anno. L'Italia ha sempre saputo trovare, nei momenti difficili della sua storia, la forza di reagire alle avversità, attingendo al suo straordinario patrimonio di civiltà di cui Firenze è esempio indiscusso. Voglio esprimere oggi la mia vicinanza ai familiari delle vittime della barbarie mafiosa che 20 anni fa colpì la città di Firenze e tramite loro a tutti i familiari degli uomini e delle donne che hanno perso la vita per colpa delle mafie. E anche grazie al loro impegno, unito a quello costante e coraggioso dell'Associazione Libera, che la fiducia nei principi di legalità e di giustizia vive e cresce nel nostro Paese. Soprattutto tra le giovani generazioni, come dimostra la presenza di tante ragazze e ragazze a questa iniziativa, e a tutte quelle che si svolgeranno il 21 marzo nelle piazze italiane. A tutti voi rivolgo il mio saluto e il mio apprezzamento per il vostro impegno. Giorgia Napolitano. Allora,